Come dire, la presentazione fatta dalla dottoressa Elvira D'Amato già prima, mentre ci aspettavamo, è stata molto, molto piacevole. Così abbiamo conosciuto sia il ruolo che ha avuto all'interno del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online nella Polizia Postale, come anche il fatto che è stata insignita nel 2015 del riconoscimento come ufficiale al merito della Repubblica, proprio per questo contrasto al cyberbullismo, alla pedopornografia. Quindi abbiamo una persona con tanta esperienza e che può davvero aiutarci a comprendere meglio un fenomeno dai contorni davvero grandi e per tanti versi anche inquietanti. È un fenomeno che poi ovviamente ha a che fare, come sappiamo bene, col fenomeno su cui stiamo riflettendo in questi nostri incontri, che è quello della tratta di esseri umani. E di conseguenza la grande filiera della criminalità organizzata delle nostre città. Allora, prima di dare la parola, come facciamo sempre nei nostri incontri, quelli della nostra diocesi, facciamo un secondo un momento di preghiera perché abbiamo bisogno davvero di pregare per le persone di cui fra un po' parleremo, di cui ascolteremo, le vittime prima di tutto. In un certo senso, anzi direi quasi di più per i carnefici di queste situazioni. Affidiamo tutti all'amore del Padre, mentre affidiamo anche noi stessi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Allora, grazie alla dottoressa D'Amato e grazie a tutti per essere qui a questo incontro. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Sono veramente contenta, oltre che onorata, di essere qui con voi, anche perché la vostra missione è tanto importante quanto è quella di tutti i poliziotti che si sono dedicati a questa lotta, quelli che continuano, con molta dedizione a cercare di vincere questo male, male che è molto palpabile. Io dico, nell'esperienza professionale in polizia, io ho conosciuto effettivamente, ho avuto il privilegio di conoscere una strada, il discrimine sottile che a volte c'è tra il bene e il male, e ho imparato, mio malgrado, a saper riconoscere il male, anche in segni impalpabili. Anche in segni che di consueto non sono visibili come tale. Quindi, fatta questa breve parentesi, che insomma mi riporto allo spazio di azione concreto, all'oggetto che è stato il mio lavoro, insomma. Ricondivido lo schermo in modo tale che possiamo accedere alla presentazione. Ecco. Allora. Sostanzialmente il contrasto alla pedopornografia non è una prerogativa della sola attività investigativa. Un contrasto in effetti deve avvalersi di un approccio multidisciplinare. Chiedo scusa, ma non riesco a mandare avanti. Mi dovete dare un ok per mandare avanti le slide? No, non credo. No? A lei la manovra. Perché non mi va avanti? Interrompiamo e rimettiamo la condivisione, chiedo scusa, perché altrimenti. Ok, benissimo. L'approccio, come vedete, appunto No, non dalla. le vediamo noi adesso. Non le Devi vedete? condividere di nuovo, condividere lo schermo.
Giusto un attimo di pazienza. Perfetto. Ecco qua, ce la faremo. Allora, spero che ora si veda. Sì, a vedere si vede. Chiedo scusa, eh? Prima andava tutto bene. Ecco qua. Allora. Adesso le vedete? Sì. Va bene. Allora. Guarda, in basso forse, per mettere la presentazione anche in basso. Oppure F5, sì, se premo F5 viene la presentazione. Adesso la vedete? Sì. Ok, perfetto. No, come vi dicevo, insomma, è molto importante l'approccio multidisciplinare, quindi anche l'attività non solo di prevenzione, ma anche quella di contrasto non può non tener conto di questo quadro, di questa cornice di fondo. Sostanzialmente la pedofilia non nasce con la rete, ci mancherebbe, ma con la rete si delinea subito una grande opportunità per quanto concerne questa parafilia. Questo che vedete è il manifesto del Fronte di Liberazione del Pedofilo. Compare già dalla fine degli anni 90 online ed è proprio, contiene in poche righe tutto quello che è alla base delle attività di adescamento, le attività che si rivolgono ai più giovani da parte del mondo pedofilo per in qualche modo collegarsi e creare un legame di complicità. Leggete? Posso evitare di leggere. Praticamente quello che è contenuto nell'escalation del rapporto, del vincolo che si viene a voler creare tra l'adulto e il minore per finalità di abuso sessuale, si costruisce nel corso del tempo, attraverso passaggi che sono consueti. Ma nella rete si affacciano opportunità in più, fin dall'uso diffuso appunto delle nuove tecnologie. L'opportunità è quella di riconoscersi, di intercettare altre persone affette dalla stessa parafilia, dalla stessa deviazione del costume sessuale e di cominciare a creare un movimento in rete di autolegittimazione. Quindi la rete sdogana la pedofilia e ne fa si offre come veicolo molto importante di natura globale. Quindi possiamo già dire fin da subito per collegarci alle tematiche che voi state affrontando in questo percorso formativo, possiamo dire da subito che la rete crea un movimento pedofilo e crea addirittura una sorta di cosiddetta usando terminologia non appropriata ma consueta, la pedofilia cosiddetta culturale, cioè un movimento sedicente culturale di pedopornografi e di pornografi. Ogni anno, infatti, il simbolo della candelina azzurra viene celebrato in rete da parte dei movimenti pedofili il Boy Love Day, cioè loro celebrano proprio un giorno all'anno, che cade di solito al solstizio d'estate, la pedofilia. Alla fine degli anni 90, gli investigatori di tutto il mondo vedono appunto questo fronte di liberazione del pedofilo in rete. E ci sono varie stanze che corrispondono alle varie nazioni, ma i pedofili nella rete
soliti ovviamente coordinarsi, chattare, collaborare, scambiarsi materiale, consigli, manuali con propri simili in tutto il mondo. Nasce quindi la Convenzione dei diritti del fanciullo nell'89, dove per la prima volta sentiamo parlare di protezione del fanciullo, all'articolo 34, da ogni forma di sfruttamento sessuale. Questa parola verrà ripresa in più occasioni e in tutte quelle che sono le fonti sovranazionali dalle quali muovono le legislazioni dei vari stati. Le fonti sono non solo provengono dalle Nazioni Unite, ma anche sono fonti anche ovviamente che provengono dall'Unione Europea, ma le fonti che dettano dei principi molto importanti sono anche quelle contenute nei congressi internazionali. Noi abbiamo avuto finora 3 congressi internazionali veramente consessi globali di tutto rilievo, nel corso dei quali praticamente il contrasto e la prevenzione ha riscritto i propri principi. Un primo congresso a Stoccolma, parliamo nel 96, il secondo a Yokohama in Giappone, il terzo, il più recente, diciamo così, nel 2008 in Brasile. Teresa voleva dire qualcosa? No, le domande le lasciamo tutte al termine. Alla fine, va bene, va bene. Allora, attraverso i principi che si vengono condivisi in questi congressi, da subito, fin dal 1996, emergono e si stratificano appunto, si consolidano nel tempo, diciamo così, dei principi di carattere generale, dei blocchi di intervento a carattere generale. La prevenzione, giustamente, la protezione, la partecipazione, la reintegrazione, la riabilitazione delle vittime e la partecipazione degli stessi, delle stesse vittime, dello stesso fanciullo ai processi di intervento e di decisione. Che cosa succede sempre nell'ambito degli scenari di cooperazione internazionale? Vi faccio brevissimi cenni. In effetti l'Europa sta costruendo se stessa, consolida le proprie istituzioni e nell'ambito del potenziamento della cooperazione contro la criminalità vengono messi dei puntelli molto, molto importanti, molto interessanti. Per primo il Consiglio europeo chiede l'istituzione di una task force operativa dei capi delle polizie e questa task force è operativa e collaborativa sui grandi temi di contrasto sulla criminalità. Tra i grandi temi, tra i grandi blocchi del contrasto è sempre stato indicato come di primo rilievo assolutamente la lotta alla tratta, la lotta all'abuso sessuale di minori. Nasce Europol e Europol assume un ruolo fondamentale di sostegno in questa lotta, ma in questo momento si delinea anche molto un ruolo per quanto concerne la prevenzione in questo campo. Contemporaneamente si delinea l'istituzione di Eurojust, che come sapete è composta, è un'istituzione europea che siede sempre a Den Haag, all'AIA, come Europol, ed è in effetti un'istituzione europea che è composta da pubblici ministeri, quindi dalla magistratura inquirente. Contemporaneamente, sempre in questi anni, nasce l'idea che verrà realizzata di lì a breve, alla fine degli anni 90, di una scuola, un'accademia di polizia europea che si chiama CEPOL, presso la quale appunto vengono istituiti i momenti formativi principali per quanto concerne la cooperazione contro la criminalità e quindi anche nella nostra materia. Facendo un excursus nella nostra legislazione, che ovviamente risente di questi principi, di questi interventi sovranazionali, ricordiamo che solo nel 1981 viene abrogato il matrimonio riparatore,
Ricordiamo che solo che prima di quell'epoca l'accusato dei delitti di violenza carnale anche su minorenne avrebbe potuto riparare alle conseguenze del reato con il matrimonio. Quindi il 1981 è molto vicino ai nostri tempi, se vogliamo. E quindi come è fondamentale anche un passaggio culturale, non solo dopo l'abrogazione del matrimonio riparatore, ma anche è molto importante far mente locale. In effetti fino al 1996, dove era in vigore il codice Rocco, ancora per la violenza sessuale ledeva era un delitto che ledeva la pubblica moralità. Solo successivamente, con la legge 66 del 96, che istituisce norme contro la violenza sessuale, si afferma un principio importantissimo, che lo stupro, la violenza sessuale, non è più un reato contro il buon costume, la pubblica moralità, ma è un reato contro la persona. Quindi cominciamo a vedere praticamente a entrare in una visione vittimocentrica, quindi è la persona il bene tutelato dalla normativa che prende in considerazione appunto i delitti contro la violenza sessuale. E quindi di lì a poco, nel 98, viene istituita un'altra legge, con un'altra legge praticamente quella 269 del 98, si dà ingresso ai delitti nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, di alcune fattispecie che riguardano proprio reati specifici che vengono commessi attraverso la rete. E parliamo più in particolare degli articoli da 600 a 600 quater, septies. Quindi, in buona sostanza, con questa legge, la 269 del 98, si intende aderire ai principi della Convenzione dei diritti del fanciullo e ai principi della prima conferenza mondiale di Stoccolma, che, appunto, di cui vi ho accennato, e vengono inseriti nella prima sezione del capo terzo nel codice penale, praticamente dagli articoli, dopo gli articoli 600, altri articoli che hanno inserito nel nostro codice, badate bene, questa è una materia di grande rilievo, per cui c'è sempre una riserva di codice, tutte le nuove fattispecie vengono inserite, non rimangono in leggi speciali, ma vengono inserite, le leggi inseriscono le nuove fattispecie nel codice penale. E quindi vengono introdotti i nuovi articoli, vengono delineate delle nuove fattispecie che accolgono anche le previsioni che riguardano le attività attraverso le nuove tecnologie, attraverso la rete. E quindi la prostituzione minorile, i vari colori che vedete, significa che praticamente nel corso del tempo, con vari interventi di norme nazionali che traducono principi o normativa sovranazionale, vengono introdotte nel nostro codice, vengono portate delle modifiche o introdotte delle nuove fattispecie nel nostro codice. E quindi vediamo una serie di delitti, dalla prostituzione minorile, che può avvenire anche online, alla pornografia minorile, che può essere ovviamente perpetrata utilizzando la rete, la detenzione di materiale pedopornografico, la pornografia virtuale, l'organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la violenza sessuale, l'adescamento di minore, l'istigazione a pratiche di pedofilia, di pedopornografia e l'associazione per delinquere, che può riguardare anche pratiche commesse attraverso la rete. Queste, va bene, sono i vari articoli e le varie norme principali che si sono succedute nel tempo, appunto la 269 del 98, la 38 del 2006. Vedremo che questa norma contiene una importantissima innovazione
che ci ha riguardato da vicino, cioè crea e istituisce il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online presso il Servizio Polizia Postale. Centro che io ho diretto fino a 2 anni fa, che ho visto nascere e istituire. Contestualmente la stessa legge fa nascere anche presso la Presidenza del Consiglio un osservatorio contro la pedofilia e la pedopornografia, quindi il Centro Nazionale è un organo di polizia preposto al coordinamento delle investigazioni. L'osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è preposto invece al coordinamento delle varie istituzioni sulla materia. Abbiamo poi varie leggi che vedremo un po' nel corso del tempo, non da ultima la Convenzione di Lanzarote, ne avrete sentito parlare frequentemente, è stata introdotta con legge nel 2012 e ha introdotto molte novità in questo settore, in questo campo. La Convenzione di Lanzarote è aperta alla firma di vari paesi a Lanzarote nel 2007, dove tra l'altro nei compilatori di questa convenzione c'erano anche professionalità italiane, con molto orgoglio che lo possiamo dire, è stata poi ratificata dal nostro paese solo nel 2012 con la legge del 1 ottobre 2012, la 172. Introduce tra le tantissime cose, non solo crea alcuni reati, ad esempio il grooming, l'adescamento, un reato specifico che è l'adescamento, ma introduce anche importanti misure di sostegno, importanti misure di prevenzione. Non da ultimo istituisce i servizi di informazione online, le hotline e le helpline, cioè sono servizi che nella stessa rete dove vengono perpetrati i reati, offrono e si propongono delle contromisure, diciamo così, cioè servizi competenti, fatti di persone competenti che prestano appunto assistenza e voce alle vittime o alle potenziali vittime, quindi le hotline e le helpline. La Commissione europea ci dice: istituite questi servizi. E fatelo online, nello stesso terreno scenario dei reati. Parla per la prima volta questa legge delle ONG. Le ONG hanno avuto da sempre un grande ruolo nel contrasto e nella prevenzione, nelle progettualità più importanti in questo settore, ma per la prima volta vengono menzionate e quindi assurgono al rango, appunto, al crisma di giuridicità e vengono menzionate come perno importante per l'assistenza alle vittime e per la cooperazione per i programmi di assistenza alle vittime. Ma si parla anche di un'altra cosa importantissima nella Convenzione di Lanzarote, si parla di misure di intervento per i sex offender. Quindi misure per ridurre la reiterazione dei reati. Il sex offender, qualsiasi delitto contro la sessualità, praticamente contiene in sé, ahimè, un connotato che è quello della recidività, è quello della reiterazione. Quindi è ovvio che non basta prevedere solo il regime di detenzione di questi soggetti. Per prevenire la reiterazione del reato, occorre anche prevedere delle misure, dei programmi di intervento. E questo è molto importante. Noi abbiamo condotto anche con il Garante dei Detenuti Lazio, Save the Children e altre associazioni un esperimento e con il carcere di Bollate, con il professor Giulini, abbiamo condotto un programma appunto sperimentale in carcere per i sex offender e vi devo dire, io ero molto scettica, ma i risultati sono stati veramente premianti e quindi io credo fermamente nell'obbligo dello Stato di intervenire con programmi sempre più diffusi di intervento, di trattamento in carcere, ma io direi di più. I programmi di intervento e di trattamento dovrebbero essere anticipati ancora prima della commissione di questi reati, perché ricordiamolo, la pedofilia è una parafilia, quindi non è solo un delitto,
ma è anche una deviazione del costume sessuale, che quindi andrebbe trattata non solo dal punto di vista del sistema giudiziario, ma anche sotto il profilo sanitario, e quindi con programmi e misure di intervento il più possibile anticipato. Quindi diciamo che Lanzarote introduce una serie, ci fa entrare in una nuova era per il contrasto e per la prevenzione di questo settore di intervento, introduce veramente dei principi fondamentali e quindi parliamo per la prima volta delle misure generali di protezione delle vittime, di trattamento delle vittime, di audizione protetta del minore nell'ambito del procedimento penale. Parliamo di rappresentanza delle vittime nel procedimento penale, di assistenza, di sostegno nel corso del procedimento giudiziario. Diciamo subito che tutto questo è attuato per una minima parte, c'è ancora molto da costruire, molto da percorrere, ma la strada è tracciata. E la strada viene tracciata per quanto riguarda la Polizia di Stato, ma in generale il contrasto alla pedopornografia, con l'istituzione, appunto come vi dicevo, nel 2006 del CNCPO, del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Questo centro è un fulcro in Italia di coordinamento di tutte le indagini. E, in effetti, non solo coordina le investigazioni di tutti gli uffici della Polizia Postale, ma si occupa, quella che vedete, blacklist, è una funzione molto importante di prevenzione. Si occupa anche di monitorare la rete, di raccogliere in una blacklist che viene aggiornata quotidianamente tutti i siti pedopornografici presenti nella rete in tutto il mondo e di condividerli con i provider per oscurarli, quindi per inibirne la visione agli utenti italiani. Questa è una funzione molto importante di prevenzione. È una funzione che condividiamo con molti paesi al mondo, ma noi siamo stati tra i primi ad attuare questa indicazione, diciamo così, dell'Europa, della comunità europea, ed è una fonte di grande conoscenza della rete, di scandagliamento continuo e quotidiano della rete. È un intervento che ci permette di condividere, tra l'altro, con gli stakeholder, con i provider, con i gestori dei siti web, diciamo così, dei servizi del web, una funzione importante, quella dell'oscuramento. Quindi questo centro è preposto anche a questa funzione fondamentale. Dalle indagini e dallo scandagliamento del web nasce poi quella che è una funzione, è un intervento altrettanto ambizioso quanto impegnativo, che è l'identificazione delle vittime. Nel web i minori, le immagini, i video di minori abusati sono milioni e a ognuno di quelle vittime si cerca ovviamente di dare un nome. Questo lo si fa attraverso la cooperazione internazionale e lo si fa attraverso la stratificazione delle conoscenze dei fenomeni del web. È una parola assolutamente complessa, è un'attività assolutamente complessa che si avvale di molteplici conoscenze, ma anche discipline. Vi spiegherò meglio. Quello che è la vera prerogativa della Polizia Postale, quindi del coordinamento da parte del Centro Nazionale delle Investigazioni, è la possibilità di andare in sottocopertura. Quindi in Italia, badate bene, questo strumento fortissimo dell'investigazione, la possibilità di andare in sottocopertura nel web, è uno strumento che non tutti i paesi al mondo usano, contemplano nelle rispettive legislazioni e, lasciatemi dire, una punta d'orgoglio, è un'esperienza, è una capacità investigativa che non ci si, nella quale non ci si improvvisa. Quindi la Polizia Postale Italiana, soprattutto la squadra del sottocopertura del Centro Nazionale, è veramente tra i migliori al mondo.
perché cominciano queste esperienze cominciano da lontano, cominciano già dalla fine degli anni 90 con l'avvento della rete, della diffusione massificata della rete, le prime investigazioni già consentono di andare in sottocopertura. Quindi gli agenti sottocopertura specializzati della Polizia Postale in effetti hanno un'esperienza stratificata nel tempo, che condividono soprattutto in questo momento, negli ultimi anni, in maniera permanente e costante con i migliori investigatori di tutto il mondo attraverso il coordinamento internazionale che opera Europol. Infatti, la scena del crimine in questo momento si è sempre di più è andata verso i crimini, la fase transnazionale. La pedopornografia non è necessariamente un reato che va oltre i confini italiani, ma sempre di più sta andando verso quella dimensione. E quindi anche gli strumenti normativi, oltre che operativi, si stanno consolidando per adattare una risposta adeguata a quella dimensione. Le nostre investigazioni sotto copertura ovviamente non nascono dal nulla, sono una previsione, sono contemplate nella legge 269 del 98, quella che vi ho detto che aveva introdotto i reati di pedopornografia contemplando la dimensione virtuale del web. Già in quella legge si prevede questo strumento, quindi già dal 1998 la Polizia Postale è abilitata per legge e dà l'esclusività in Italia a condurre le attività sotto copertura in base all'articolo 14 della 269. In buona sostanza le attività sotto copertura in questo momento rientrano nel mirino, come vi dicevo, di una più generale normalizzazione, diciamo così, organizzazione degli strumenti normativi di contrasto in sottocopertura in varie altre, in una disciplina unitaria. Il sottocopertura può essere fatto, non è uno strumento in quanto strumento potentissimo e molto invasivo a livello di contrasto, insomma, di investigazione, non può essere utilizzato in tutti i reati, ma solo in determinate branche del contrasto alla criminalità. Tant'è che questa legge nel 2006, che va a ratificare ad eseguire le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, sostanzialmente riorganizza un pochino tutte le discipline delle operazioni sotto copertura che sono previste per alcuni contrasti, per alcuni delitti. Quindi ovviamente viene infatti estesa la possibilità attraverso questa legge di estendere appunto lo strumento della sottocopertura per i reati di riduzione in schiavitù e tratta delle persone e per i reati di immigrazione clandestina. Quindi abbiamo, oltre ai delitti di riciclaggio, i delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, terrorismo, stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, vediamo l'estensione appunto ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone e immigrazione clandestina. Quindi questi sono campi, scenari di azione nei quali, riconosciuti come fondamentali per la difesa, per la sicurezza di ogni paese, nei quali appunto le Nazioni Unite, i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, contemplano una disciplina unitaria e fanno rientrare in questa disciplina anche la tratta di persone e l'immigrazione clandestina. Questo significa una cosa molto importante per il nostro sistema giudiziario. Significa che se da un lato noi abbiamo la possibilità di utilizzare strumenti investigativi in sottocopertura significa entrare nello scenario criminale e interagire sotto false,
sembianze, false vesti, diciamo così, interagire direttamente nelle compagini criminose. Quindi capite bene come questo strumento sia molto invasivo, sia delicatissimo e debba essere effettuato su, ovviamente su autorizzazione del pubblico ministero, ma da parte di personale specializzato nelle varie branche. Ma soprattutto significa una cosa molto ben precisa, che tutte le attività in sottocopertura devono essere in qualche modo disposte da parte degli organi di vertice dei rispettivi, corpi di polizia. Questo perché? Perché devono corrispondere nella finalità ultima del contrasto a una finalità altrettanto importante che è quella del coordinamento investigativo. Le attività sotto copertura, qualsiasi, in qualsiasi branca, sono molto rischiose, oltre che molto invasive e molto efficaci, sono altrettanto rischiose. Quindi capite bene che ci devono essere, che devono far capo non solo alla magistratura, ma ai gli organi di vertice delle forze di polizia, ed essere ben coordinate al fine di non disperderne, di non disperderne le potenzialità, ma anche di non creare pericoli per le operazioni stesse e per gli operatori. Quindi, che cosa significa per quanto concerne andare in sottocopertura online, per quanto concerne il contrasto alla pedopornografia? Una cosa molto, molto, molto semplice. Richiamo di nuovo il concetto di approccio multidisciplinare. Significa restituire a tutta la società civile, da parte dell'investigatore in sottocopertura, la visione anticipata di ogni nuovo scenario criminoso, di ogni novità criminale avvenga in tempo reale nel web. Capite bene che un conto è investigare a seguito di denunce, quindi qui l'investigazione arriva dopo, no, il fenomeno criminoso, e un conto è andare a ricercare i fenomeni criminosi in tempo reale nel web e vederli proprio sotto i propri occhi, concretizzarsi e interagire con le compagini criminose nel momento stesso in cui questi nuovi delitti si stanno in qualche modo delineando, no, nella rete. Quindi significa che l'investigatore sotto copertura conosce in tempo reale, insegue in tempo reale le nuove fattispecie di reato, le nuove ipotesi criminose, quindi le nuove forme di abuso. Quindi questo è molto importante, perché è altrettanto importante pretendere da noi stessi, dagli investigatori, di svolgere un'ulteriore parte, no, come di impegno per la società civile, cioè quello di raccontare questi scenari e quello di mettere in guardia da quello che succede, perché lo vediamo in tempo reale, e quindi è quello di in qualche modo confrontarci, portare all'esterno della rete di questi territori nascosti del mercato pedofilo, degli ambienti di relazioni pedofile della rete, portare la conoscenza di questi fenomeni al di fuori e quindi comunicare al di fuori queste conoscenze, queste visioni. Importantissima, Lanzarote, come vi ho detto, ha istituito nuovi reati, uno tra tutti il grooming, cioè praticamente insomma tutte le attività, cioè ha introdotto un reato che praticamente punisce in fase anticipata, no, anche le attività, come dire, preparatorie, no, attraverso le quali si cerca di corrompere un minore,
ma introduce anche un ulteriore reato che è molto importante, che è l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, quindi anche attraverso il web. Cosa c'entra? Perché all'improvviso parliamo dell'istigazione? Perché dobbiamo tenere presente quella conoscenza di cui si parlava, no? Quella conoscenza anticipata che l'operatore in sottocopertura acquisisce, fa realizzare al mondo dell'investigazione che il web, come vi dicevo prima, è una grandissima forma di aggregazione, è una grande potenzialità di aggregazione delle persone che sono accomunate dalla stessa parafilia, cioè dalla pedofilia. E quindi queste persone si danno manforte tra loro. Avete visto in anteprima nella presentazione, parlavamo appunto del manifesto del Fronte di Liberazione dei Pedofili, cioè la pedofilia sempre in rete ha sempre risentito di questa grande opportunità, no? Della comunicazione globale per scambiarsi non solo le immagini o i video pedopornografici, ma anche consigli, ma anche tecniche di adescamento, appunto di grooming dei minori, come avvicinare un minore, come convincerlo ad un incontro, come convincerlo a parlare di tematiche sessuali e così via, fino ad arrivare magari ad incontrarlo e consumare appunto un rapporto sessuale, purtroppo. E così tante altre cose, come organizzare magari viaggi all'estero dove è più facile avere dei contatti per incontrare, per abusare di minori. Quindi queste pratiche attraverso la rete sono molto frequenti e quindi la reciproca istigazione è una forma, uno scenario delittuoso che andava preso in considerazione di per sé. È stata molto importante l'introduzione di un reato specifico e Lanzarote lo ha fatto. Quindi, come parlavamo prima, appunto esiste ancora in rete quella che chiamano con un predicato improprio, con una denominazione impropria, sbagliata, ma pedofilia culturale. Cioè, per pedofilia culturale si intendono quei siti, quegli spazi dove non si diffondono immagini o video illeciti, ma si diffondono principi di autolegittimazione. Si diffondono appunto quei presupposti ideologici per cui l'orgoglio pedofilo viene in qualche modo decantato e condiviso. E viene anche argomentato con tesi pseudoscientifiche che i rapporti sessuali precoci tra adulti e minori migliorerebbero appunto il futuro psicologico, il futuro, l'assetto complessivo psicosociale del bambino. E quindi, insomma, ci sono veramente dei racconti patologici ai quali si assiste in questi spazi. Quindi capite bene come era importante tener conto di tutto questo e trasfonderlo anche nella normativa. Ma tutto questo non è solo oggetto di nuove normative che vengono poi diffuse e in qualche modo armonizzate in tutto il mondo. Quindi si cerca di andare in parallelo in tutto il mondo avendo un po' dappertutto le stesse previsioni di reato, le stesse previsioni di contrasto, gli stessi interventi di prevenzione. Tutto questo soprattutto in questo momento in cui l'investigazione deve affrontare una grande sfida, e non solo nella pedopornografia, che è il deep web, cioè il web nascosto, il web profondo, e in particolare nel web più profondo e più inarrivabile, che è il dark web.
Il Deep Web è ovviamente nulla di tecnico, è tutto ciò che non può essere ricercato attraverso Google, attraverso i motori di ricerca. Quindi anche tutto quello è Deep Web. Soffermandoci sulle reti darknet, che sono lo strato più profondo del Deep Web, nell'ambito dei quali praticamente ci sono siti e infrastrutture dove ovviamente le compagini criminali si incontrano e scambiano veramente materiali, quantitativi di materiale impensabile fino a qualche anno fa. E, in effetti sono spazi di rete che non sono fuori da internet, sono dentro internet, ma sostanzialmente utilizzano dei protocolli di rete particolari in base ai quali è possibile non essere tracciati. Quindi questo è quello che deve rimanerci. Cioè, sostanzialmente in queste reti, che sono tre fondamentali, Tor è la rete più utilizzata dai nostri amici pedofili, Freenet e A2P. Su Tor si stanno concentrando le investigazioni, oramai sono più di 10 anni, per cui insomma gli agenti sotto copertura della Polizia Postale in collegamento con i migliori agenti sotto copertura soprattutto di FBI, ma insomma di parecchi paesi oramai coordinati da Europol, stanno interagendo per questo contrasto. Sostanzialmente, se nell'indagine, nell'investigazione online classica, nel web non nascosto, no? Tutto ciò che è surface web, cioè non deep web, tutto quello che è a cui ci si arriva attraverso i motori di ricerca, quindi il web in chiaro, le investigazioni sul web in chiaro sono in effetti sono sempre strutturate secondo la stessa procedura, cioè praticamente si carpisce l'indirizzo IP del soggetto da investigare, lo si sviluppa a un indirizzo IP. Tutti noi quando andiamo in rete praticamente ci andiamo con una targhetta, no? Che è l'indirizzo IP, l'indirizzo telematico, diciamo. Questa targhetta ce l'assegna la rete, il nostro gestore. Quindi l'investigazione nel momento in cui dal sottocopertura o da altro, dallo sviluppo di un'interazione via web, no? Vengono sviluppate le tracce, queste tracce praticamente che mi attestano, mi comprovano che c'è stata un'interazione, uno scambio di materiale pedopornografico o una conversazione tra un adulto che ha tentato di adescare un minore o che ha corrotto un minore o che ha praticamente consumato un rapporto sessuale online con un minore, tutte queste ipotesi criminose praticamente ci portano l'investigazione a tracciare quell'indirizzo IP, quella targhetta attraverso la quale è avvenuta questa interazione criminosa e a risalire al soggetto, all'utente della rete che in quel momento aveva avuto assegnato quell'indirizzo IP dal proprio gestore telefonico, no? E quindi si individua il signor Rossi che a quel momento il suo gestore telefonico aveva attribuito l'IP della navigazione oggetto di investigazione. Tutto questo scompare, non è possibile se stiamo parlando appunto di interazione, di scambio di materiale, eccetera, eccetera, nelle reti darknet, perché nelle reti darknet non c'è un indirizzo IP. Non è possibile carpire, sviluppare da parte dell'investigatore un indirizzo IP. Quindi l'investigazione è entrata in nuovissime sfide, veramente, ma veramente impervie. Quindi capite bene che ancora una volta le comunità pedofile, in effetti parliamo a ragione di comunità pedofile, cioè sempre più soggetti accomunati da questa deviazione sessuale, si sono ritrovate in maniera sempre più permanente, sempre più stabile e hanno costituito delle vere e proprie comunità.
comunità che sono strutturate, che hanno una propria struttura, con dei capi, degli ausiliari, è una struttura gerarchica proprio, dei capi, degli ausiliari, dei moderatori, dei membri, dei partecipanti, eccetera, eccetera. Ogni comunità ha le sue regole. La cosa importante è sapere che ogni comunità ha la sua struttura e le sue regole. Questa è una delle prime, TLZ, ne avrete sentito parlare, è una delle primissime indagini. E questa comunità si chiamava appunto The Love Zone e aveva le sue regole. Quindi qua vedete, in poche parole, insomma, TLZ Rules and Tutorials significa regole e diciamo indicazioni, tutorials, proprio indicazioni per usare il servizio, per usare la comunità. La registrazione, le regole di accesso, eccetera, eccetera. Questa è un'operazione, ve la racconto veramente in breve. Questo Frankie partecipava a questa comunità, divulgava materiale pedopornografico. La qualità del proprio materiale pedopornografico era talmente buona, voi dovete sapere che praticamente in qualsiasi comunità, in qualsiasi chat, in qualsiasi ambiente di rete, sostanzialmente il materiale premiante, tra virgolette, quello molto ambito da parte di qualsiasi gruppo pedofilo, è quello di nuovo conio, cioè praticamente il materiale che io posso offrire, posso scambiare perché lo posso produrre. Se lo posso produrre vuol dire che ho un minore a disposizione e questo ovviamente è molto apprezzato nelle comunità pedofile. Quindi questo soggetto, Frankie, aveva in disponibilità la propria bambina, la propria figlia e quindi poteva quindi produrre, fornire materiale alla comunità a seconda delle richieste dei compagni di merende praticamente. Quindi gli veniva proprio commissionato un certo genere di materiale, delle performance, eccetera, eccetera. Quindi veniva promosso al privilegio di SVIP, cioè very important person, diciamo così, che lo posizionava nella gerarchia della comunità ad alti livelli, no? Quindi, in effetti, queste investigazioni sono fatte di tantissime interazioni in sottocopertura, tantissime attività di intelligence, perché come vi dicevo non si può tracciare un indirizzo IP e arrivare a casa del signor Rossi, con il quale abbiamo chattato e condiviso delle cose in quel momento, in quel preciso istante. Ma quindi bisogna attivare una serie di attività stratificate di intelligence, controlli a banche dati, per fortuna le nostre investigazioni si avvantaggiano di molteplici banche dati che non solo nazionali ma che siedono presso Europol per quanto riguarda le investigazioni e di Interpol per quanto riguarda le immagini. Quindi dall'analisi di queste banche dati si desumono molti elementi utili alle indagini. Vabbè, non vi tedio su questo aspetto perché insomma non mi sembra possa essere più di tanto importante, ma alla fine si arriva a smascherare questa persona e, attraverso il coordinamento internazionale e il coordinamento operato da Europol, e ci si focalizza appunto su questa sulla ubicazione dei server di questa comunità. In effetti, guardate, qui vedete, seppur in inglese, le regole di questa comunità. Nelle regole della comunità ci sono tanti paletti che sono imposti agli affiliati per motivi di sicurezza, per non compromettere la sicurezza dell'intera comunità, perché seppure uno dei partecipanti si rende vulnerabile, ovviamente una volta aperta, diciamo così, la strada all'investigazione, l'investigazione vittoriosa nei confronti di anche uno solo di loro può aprire la strada alla conoscenza di elementi investigativi utili per attaccare l'intera comunità. Quindi la comunità si difende mettendo delle regole di sicurezza. Quindi
fino ad arrivare a condividere dei veri e propri manuali, manuali di adescamento dei minori, manuali sulle regole di sicurezza e così via. Quindi per motivi di sicurezza viene detto come collegarsi, per motivi di utilizzo del materiale viene detto come postare il materiale e dove metterlo. C'è una ricerca spasmodica e maniacale da parte di queste comunità nello stivare questo materiale, nell'archiviare questo materiale secondo, ahimè, secondo i gusti sessuali delle persone. Quindi il materiale solitamente è archiviato per fasce di età, se sono maschietti, se sono femminucce, per performance sessuali e così via. Quindi tutti i membri devono attenersi, tra le varie regole, a una stretta e rigidissimo sistema di archiviazione del materiale che postano e così via. Quindi sono importantissime queste regole per l'investigazione, perché poi nelle interazioni sotto copertura bisogna andare a constatare se vengono applicate. Ed erano applicate e sono applicate. E come facciamo a saperlo? Perché ci sono delle sanzioni. Tant'è che in questo caso il nostro Frankie veniva promosso SVIP member, cioè tra i membri gerarchicamente più alti, perché aveva contribuito con certo tipo di materiale, si era attenuto alle regole, così si possono anche buttare fuori gli affiliati che non hanno seguito le regole e quindi si applicano delle sanzioni. Tutti questi passaggi l'investigazione li deve cristallizzare, li deve portare nel fascicolo processuale, li deve portare davanti alle corti, quindi deve sottoporli alla magistratura, al pubblico ministero e deve darne prova. Quindi adeguatamente verbalizzando, tutti questi screenshot vanno comprovati e messi nel fascicolo dell'indagine. Quindi una volta smascherato Frankie, sostanzialmente questi sono particolari, vedete dei tatuaggi appunto sulle braccia di Frankie e vedete la maglietta, la mutandina della bambina, della minore, della vittima, che comparivano nelle immagini pedopornografiche. Quindi queste sono tutte prove che vengono estrapolate nel corso delle attività sotto copertura e poi all'atto della perquisizione vengono reperite e ovviamente fanno scopa con le ipotesi investigative sostanzialmente. Quindi il soggetto ovviamente era un produttore, era un abusante ed è stato arrestato in Italia, risiedeva in Italia. Tutto questo ci trasporta in una fase importantissima dell'investigazione, che è l'identificazione delle vittime. Questo è un caso, quello che vi ho raccontato, un caso in cui la vittima era la figlia dell'abusante, del produttore, e quindi abbiamo identificato la vittima, ma le vittime devono essere identificate anche attraverso la sola analisi, a partire dall'analisi dei file, di quei milioni di file che ci passano sotto gli occhi degli investigatori. E anche qui esiste una collaborazione ad hoc a livello internazionale. Ci sono delle tecniche che si sono affinate nel corso del tempo, c'è una banca dati delle immagini pedopornografiche di cui tutti dovrebbero conoscere l'esistenza, che è presso Interpol, e io, a mio avviso, non c'è un abuso senza un'immagine che gira sul web e non c'è un'immagine che gira sul web senza un abuso. Quindi le tecniche per cercare di identificare le vittime effigiate in questo materiale si sono assolutamente affinate, si avvalgono di esperti in ogni ambito. Un'immagine racconta tantissime cose. Guardate questa, ci sono libri scritti in una lingua, ci sono termosifoni, ci sono prese elettriche, ci sono delle foto che ci raccontano la vita di una famiglia, ci sono tante cose che tutti questi particolari vengono dagli investigatori che fanno questo, cioè l'analisi delle immagini,
vengono in qualche modo approfondite con indagini merceologiche, con il supporto di esperti, esperti geologi, esperti meteorologi, esperti linguisti, esperti di medicina legale, eccetera, eccetera. Questa bimba ha una cicatrice, quindi insomma, ha tante... questa immagine racconta tantissime cose e ci dice, c'è una foto dove la bambina sta presumibilmente con i genitori e un fratellino, quindi ci racconta tante cose. Una presa elettrica, un termosifone, ha una data di produzione. Ah, una presa elettrica non è la stessa in tutti gli stati del mondo, cambiano le tipologie. Quindi capite bene che è un mare magnum entro il quale approfondire le investigazioni per dare un nome ai volti di bambini abusati. Infatti la banca dati di Interpol, questo non è assolutamente aggiornato, ma in effetti ha permesso attraverso questa banca, su questa banca dati, praticamente questa banca dati ha un gruppo di lavoro, cioè praticamente ha una squadra di lavoro per ogni paese partecipante, e, quindi anche presso il CNCPO c'è una squadra dedicata a questo, dove gli investigatori si scambiano in indicazioni sulle immagini. E innanzitutto c'è sempre alla base dell'investigazione quella famosa, il principio del coordinamento che vi dicevo, no? Quindi ci si deve coordinare in tutto il mondo, perché se un investigatore decide, viene ispirato da un'immagine che gli sembra italiana e decide di voler identificare quel volto e quindi decide di lavorare, e ci si lavora per mesi, vi assicuro magari, sui vari particolari di questa immagine per arrivare all'identificazione della vittima, sostanzialmente deve evitare, prima ancora di cominciare, di perdere tempo. E lo fa attraverso questo strumento, cioè deve dire alla banca dati di Interpol, a tutti i propri investigatori che fanno lo stesso lavoro in tutto il mondo, deve dire: su questa foto ci sto lavorando io. Cosa si sentirà dire? Molto spesso si sentirà dire: fermo, tranquillo, questo minore è già identificato, non è italiano, ma è stato identificato, che ne so, dalla polizia XY nel 1991 e così via. Quindi, oppure la banca dati gli dirà: ok, puoi procedere, questa immagine che tu hai di questo minore, a questa immagine noi ti forniamo altre 5-6, esistono nel web altre 5-6, 10, 20 immagini dello stesso minore che attraverso tecnologie particolari possono essere reperite nel web. Quindi questo è molto importante, perché significa non perdere tempo. Siccome questa è una lotta contro il tempo, capite bene che nel coordinamento c'è alla base di tutto, proprio come cornice, risparmiamo tempo nell'investigazione. Questa è la pagina di STOP, quella che vi dicevo, un'altra funzione fondamentale del Centro Nazionale, quella che praticamente compare in tutti i paesi europei che hanno aderito a questo strumento di prevenzione, che è praticamente quando i siti che contengono le immagini pedopornografiche vengono censiti dal Centro Nazionale, dati ai provider, la blacklist viene data ai provider che applicano filtri, quindi chiunque inavvertitamente andrà a digitare un sito pedopornografico, questo potrebbe succedere molto spesso anche a minori, ai quali i pedofili inviano dei link proprio per far vedere pedopornografia e indurli così a una normalizzazione del rapporto sessuale tra adulto e minore. In questo caso il minore o l'utente in generale verrà protetto con questa pagina di STOP, che gli dirà: in effetti l'istituzione ti sta proteggendo e non ti sta facendo raggiungere una pagina pedopornografica. La collaborazione internazionale innanzitutto è su molteplici piani. Per correre, insomma, abbiamo già parlato di Europol, di Interpol, eccetera, eccetera, ma insomma non vi tedio ulteriormente. A proposito proprio della pagina di STOP, vi dicevo, in Italia si filtrano i siti, si mettono
dei filtri e quindi l'utente invece di vedere il sito pedopornografico vede quella pagina di stop, ma ovviamente si è andato avanti. Si è cercato attraverso questa Global Alliance, che parte da una direttive europee, ma insomma nell'ambito del contesto di collaborazione USA-Europa contro il cybercrime, in effetti si vuole di più. Si vuole proprio ridurre la disponibilità di materiale pedopornografico non solo attraverso il filtraggio, ma attraverso la rimozione. E quindi questa è un'ulteriore attività di prevenzione nella quale insomma, le polizie focalizzate su questo contrasto si stanno attivando con la collaborazione non solo dei gestori di web, ma anche delle ONG di settore, con la collaborazione di Europol, di Interpol, insomma è veramente un movimento globale molto importante. Non da ultimo, quindi, sempre per rimanere in tema di approccio multidisciplinare, vi racconto di un progetto. Vi ho già raccontato del progetto sul trattamento dei sex offender che abbiamo condotto sempre con Save the Children, il garante per i detenuti Lazio, il professor Giulini del carcere di Bollate. Vi racconto anche di queste procedure operative. Questo progetto in effetti è andato avanti e si è perfezionato, finanziato dalla Commissione Europea, si è perfezionato nel corso del tempo e ha impiegato più di 7 anni per essere, come dire, in qualche modo condotto su tutte le varie piazze d'Italia, anche con il collegamento, con la partecipazione del CISMAI, che è un consorzio di operatori sociosanitari presente in tutta Italia, che include sia strutture pubbliche che private. E sostanzialmente queste procedure operative che trovate sul sito di Save the Children le abbiamo veramente costruite insieme anche con la magistratura, con operatori sociosanitari, con il mondo delle forze dell'ordine, con il mondo della scuola, anche includendo ovviamente ha partecipato tra i partner il Dipartimento Pari Opportunità, proprio l'osservatorio di cui vi dicevo. Sono procedure operative per l'emersione, per far emergere i casi. Per far emergere i casi e anticipare la tutela delle vittime di abuso. Quindi sostanzialmente parte da questo assunto. L'investigazione, come vi dicevo, in sottocopertura conosce in tempo reale la vittimizzazione di un bambino, no? Di un minore, anche se non conosce, non ha ancora identificato quel minore, ma sa, magari nel corso del tempo purtroppo, cosa questo minore ha subito. Quindi ha già visto, l'investigazione ha già visto e registrato nel sottocopertura la storia di questo abuso. Quindi è bene che questa storia di questo abuso venga condivisa in ambito processuale con gli operatori sociosanitari che sono chiamati a intervenire, e vi assicuro che questo non viene sempre fatto, già nella fase anticipata dell'attività investigativa, già ancor prima di identificare quella vittima. Questa era la nostra idea, quindi facilitare tutti gli operatori a far emergere i casi, a identificarli, a riconoscerli, ma anche a prendere in carico in maniera anticipata le vittime fin dalle prime fasi dell'investigazione. Quindi, sempre saltando di palo in frasca, ma c'è un filo conduttore in tutto questo, arriviamo a questa che in questi giorni ne sento finalmente parlare, ma l'agenda digitale europea nasce già nel 2010. L'Europa ci dice che in effetti gli utenti della rete diventano cittadini digitali e quindi in quanto tali hanno dei diritti e dei doveri, e che gli stati devono compiere ogni sforzo per quanto concerne i minori per tutelarli come cittadini digitali, non più come utenti o come vittime, ma come cittadini digitali, e quindi stimolare la produzione di contenuti creativi ed educativi nella rete, celebrare il Safer Internet Day in risposta alla giornata dell'orgoglio pedofilo,
al Boy Lover Day, che celebrano i pedofili, il Safer Internet Day, ne avrete sentito parlare, in tutti i paesi del mondo viene celebrato una volta l'anno per appunto in risposta a un criterio di salvaguardia in rete dei più piccoli. E quindi praticamente l'agenda digitale europea ci dice che il contrasto avviene supportando e stimolando la cooperazione internazionale, non solo per quanto concerne il contrasto, ma anche per quanto concerne l'identificazione delle vittime, il loro supporto e la prevenzione. Quindi veniamo sempre in un approccio multidisciplinare agli strumenti che ha la scuola, perché come vi dicevo prima, l'investigazione in sottocopertura vede prima e nel vedere prima gli scenari criminali, nel loro avvenire, nel loro dipanarsi, nel loro strutturarsi, sostanzialmente impone l'obbligo di raccontarli, di raccontare quali sono i pericoli e dove se non nel mondo della scuola. Ma il racconto però non deve essere un racconto passivo, mai. La scuola deve entrare nella corresponsabilità del contrasto e della prevenzione e lo deve fare attraverso degli strumenti che già ha. Questo patto di corresponsabilità, voi lo conoscete, ne sentite parlare, in effetti è un contratto che viene sottoscritto tra la scuola e le famiglie, che definisce gli impegni reciproci, no, per la sicurezza dei minori, soprattutto sull'uso delle tecnologie. Ve la faccio molto, molto breve, sostanzialmente c'è l'eterna lotta tra la scuola e le regole che imporrebbero ai minori di chiudere, di spegnere il cellulare a scuola, consegnarlo agli insegnanti, riprenderlo alla loro uscita, e i genitori che tutto questo non vogliono perché vorrebbero costantemente tenere sotto controllo e monitorare i propri figli, pretendendo di chiamarli anche durante l'orario delle lezioni. Quindi già questo piccolo segnale di responsabilità e di corresponsabilità è quello che ci fa contraddistinguere una scuola virtuosa rispetto a una che non si pone il problema. Ed è molto importante tutto questo anche nel contrasto al cyberbullismo, ma agli abusi in generale dei minori. Quindi il regolamento d'istituto nelle scuole dovrebbe prendere in considerazione anche questo rispetto, queste garanzie nell'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi garanzie nel non utilizzare, nel non consentire ai minori di utilizzare a tutte le componenti scolastiche, di non utilizzare in maniera, se non in maniera virtuosa, le nuove tecnologie. E sarebbe auspicabile che quindi nel regolamento d'istituto ci fosse anche un piano di azione, delle indicazioni di dettaglio proprio delle regole e delle sanzioni graduate nel caso di inosservanza. Ma nella scuola, il Piano Nazionale della Scuola Digitale prevede la nomina proprio anche di il cosiddetto animatore digitale. Questa è una figura assolutamente sottovalutata nelle scuole. L'animatore digitale dovrebbe proprio occuparsi della formazione interna del personale, del coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, della sensibilizzazione alla corresponsabilità nell'uso virtuoso delle nuove tecnologie e creare anche delle soluzioni innovative nell'utilizzo delle nuove tecnologie e così via. Quindi tutto questo capite bene come questo è il po', questi sono gli strumenti ponte nella scuola, quindi nel mondo formazione dell'infanzia e dell'adolescenza, che dovrebbero consentire alla società civile tutta, alla comunità educante tutta da un lato e alle forze dell'ordine preposte alla funzione di contrasto e di prevenzione di dialogare attraverso questi strumenti, questa costruzione consapevole degli strumenti appunto di contrasto e di prevenzione. Quindi dobbiamo sempre ricordare che gli insegnanti sono pubblici ufficiali, quindi hanno l'obbligo nell'esercizio delle proprie funzioni di denunciare i casi di reato. Anche i collaboratori scolastici sono incaricati di pubblico servizio, quindi in ragione delle funzioni di vigilanza degli alunni, di custodia, di pulizia dei locali, devono collaborare, hanno anche loro, anche essi hanno l'obbligo di denunciare. Quindi
quindi il personale scolastico che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio durante lo svolgimento appunto del loro servizio, hanno l'obbligo quindi di farsi carico di denunciare. Farsi carico di denunciare significa però conoscere, significa interagire, non subire passivamente la lezioncina da parte dell'esperto, ma interagire nell'ambito della comunità educante per appunto alzare i muri della difesa sociale, quindi partecipare a questo percorso virtuoso che è appunto la prevenzione consapevole e la difesa dei più giovani. Io sono riuscita a fare questa rapida carrellata, spero di non aver sforato più di tanto, mi scuso se l'ho fatto, ma credo che insomma tutto quello che vi volevo dire è questo, per farvi capire, seppur disordinatamente, quanto l'approccio multidisciplinare sia in realtà un solco che è solo un inizio di processo condiviso per costruire insieme appunto una maggiore sicurezza, e la sicurezza parte dalla conoscenza e quindi dalla partecipazione della conoscenza. Adesso sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Sì, ci sono già due prenotati, prima Teresa, le do la possibilità di attivare l'audio, e poi a Pino, che sono prenotati. Potete parlare, eh? Chi parla prima? La signora Teresa? Parlo io se non c'è Teresa. Prego. Innanzitutto grazie per questo interessantissimo excursus che ci ha fatto. È solo una considerazione che volevo fare. Ogni gesto che noi operatori poniamo, sia di tutela, sia di prevenzione o anche di lotta al crimine, si pone dentro un percorso e un processo di normative a livello nazionale ed internazionale, che forse è necessario nel nostro operare conoscere o almeno sapere che esistono. E lei oggi ci ha aiutato a capire i meccanismi che muovono, sia attraverso le normative, sia attraverso i processi che da essi sono derivati, a come si muove un meccanismo nazionale ed internazionale per prevenire, per perseguire e per proteggere. E nella volta scorsa abbiamo trattato la questione dell'unità di strada, e una delle questioni emerse era l'importanza di dialogare con il commissariato di zona, sia per quando si esce, sia per qualsiasi tipologia di situazione si possa venire a creare. E mi sembra questo estremamente importante, perché qualsiasi notizia di cui noi veniamo a conoscenza nel contatto con le vittime può essere importante, e in qualche maniera essere un tassello che, comunicato alla polizia, al commissariato, chi che sia, delle autorità, può andarsi a incastrare in un meccanismo di repressione che noi non conosciamo, ma che si sta costruendo. Quindi volevo semplicemente dire questo e ringraziarla per il suo intervento. Sì, quello che dice è giustissimo, quindi effettivamente bisogna coordinarsi sempre con altre componenti, quindi voi operatori su strada, insomma, vedete molte cose, siete un occhio attento, addestrato e spesso, insomma, competente, che può essere utile a chi guarda la strada sotto i profili criminali. Quindi il coordinarvi con il commissariato di zona è proprio il minimo garantito, non solo per voi stessi, ma anche per la bontà dei vostri interventi. Quindi avere questa consapevolezza ovviamente
è la base di partenza. Quindi è chiaro che il dialogo va strutturato, cioè non è nulla di formale, nulla di asettico. Il dialogo va strutturato e bisogna in qualche modo contaminarsi vicendevolmente sulle proprie esperienze, trovare le persone giuste con le quali poter dialogare, insomma, e avere, dare e avere dei feedback, costruire un percorso di conoscenza insieme. Quindi questa è una cosa molto gratificante, ma anche molto complicata. C'era un messaggio prima. Sì, c'è una domanda di Simonetta, sì, che chiede se ci sono delle indicazioni o maggiori dati sui minori che si suicidano, vittime, sì, di pedofili, il fenomeno del Blue Whale. Sì, 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 sì. Sì, sostanzialmente questo è un fenomeno. Purtroppo sarà una costante. Sì, io ho avviato proprio l'investigazione su Blue Whale quando è nato questo fenomeno, e purtroppo le challenge sono le sfide che insomma in qualche modo vengono raccolte soprattutto dagli adolescenti, e sono ormai una costante in alcuni social. In effetti non fanno altro che far emergere malesseri, cioè raramente è il social che induce che istiga al suicidio. Succede, può succedere, ma in effetti l'investigazione in questo campo è un'opportunità, tra virgolette, per tirar fuori, per far emergere invece molte condizioni di malessere degli adolescenti. Quindi ricordo che a fronte di 200 casi, in sostanza molti curatori Blue Whale, coloro che davano le indicazioni, no, per superare le varie sfide della challenge nel corso del tempo, altro non erano che curatori che pedofili sotto mentite spoglie di curatori, quindi volevano tutto sommato adescare dei minori, quindi non avrebbero voluto portarli al suicidio, ma a ben altro. Molti invece erano proprio pazzi, che a loro volta erano molti minori, minorenni, che istigavano altri minorenni alla sfida, e raramente c'erano dei veri e propri curatori, così come diceva il gioco. In effetti il gioco nasceva in Russia, insomma l'origine di queste challenge è la più disparata, ma in effetti le regole sono sempre quelle: ti sfido, vediamo se ci riesci. Qualcuno arriva purtroppo al suicidio perché di fondo c'è un malessere o c'è qualcosa che sfugge di mano. Però queste investigazioni danno modo anche di mettere le mani, affondare le mani in decine e decine di casi e far emergere invece decine di casi di, ad esempio, bulimia, anoressia o malessere generale di minori. E quindi bisogna assolutamente scavare a fondo e non lasciarsi confondere dall'obiettivo, cioè l'obiettivo non è quello di vedere sul singolo caso se effettivamente c'è il curatore, colui che istiga al suicidio, ma se c'è dall'altra parte un malessere di chi lo segue, e quindi andare a curare, a prendere in carico il più delle volte quei minori anche in assenza di un vero e proprio delitto punibile. Quindi questa è la sfida attuale dell'investigazione. È molto raro che ci sia effettivamente un soggetto istigatore di suicidio, è molto frequente invece che ci siano molti minori che si buttano in queste challenge perché hanno dei malesseri di fondo da far emergere, e qui andiamo su piani sociosanitari, ovviamente. Su piani di attenzione dovrebbe allertare la scuola, il mondo della comunità educante e non solo l'investigazione. Però in rarissimi casi qualche suicidio c'è stato, ovviamente. Allora, due domande, ci avviamo alla conclusione perché siamo così, rimaniamo nei tempi.
La prima è una domanda di Susan che dice com'è la collaborazione con le polizie del Sud America e del Centro America, dove evidentemente il fenomeno abbastanza, soprattutto del turismo sessuale, si parlava. E un altro è, essendo un fenomeno così vasto e drammatico, perché se ne parla poco? Una seconda domanda, perché secondo lei se ne parla o troppo poco? Ecco. È una bella domanda. È una bella domanda. Ma perché fa paura? Perché va drammatizzato il termine? In effetti c'è sempre un senso di repulsione, no? Non succederà mai a me, non succederà mai a mio figlio, è qualcosa di lontano. In effetti o di relegato a categorie, insomma, non lo so. No? Mentre invece purtroppo, allora, la maggior parte degli abusi è intramenia, quindi purtroppo è, il malessere è familiare. Gli abusanti per la maggior parte sono i padri, per la maggior parte sono i papà o persone vicine, ma non perché, cioè perché in effetti molte categorie appunto di soggetti scelgono professioni di vicinanza ai minori o scelgono appunto, diventano genitori e quindi si slatentizza questa loro perversione. Al di là di tutto questo, quello che si dovrebbe raccontare, secondo me, imparare a raccontare è non tanto il fenomeno, perché il fenomeno lo si racconta, ma poi è come una voragine che si chiude sempre su se stessa, no? Quello che non si racconta adeguatamente, invece, è l'educazione sessuale o l'educazione sentimentale. Quindi, secondo me, anche l'educazione tra pari, cioè alcuni progetti di salvaguardia, quelli più meglio riusciti, sono stati quelli di educazione tra pari, cioè praticamente gruppi di minorenni che sono stati addestrati a riconoscere la possibilità di rischio per propri per, insomma, per propri coetanei. Perché in effetti il gap generazionale non facilita l'intercettazione di questi fenomeni, no? E non siamo ancora abituati a questo. Allora bisognerebbe spostare il focus sulla possibilità di parlare di quello che è alla base di questo, di questa stortura. Alla base di questa stortura c'è, diciamo così, l'educazione sessuale o sentimentale, della quale invece sulla quale c'è molta ritrosia da parte delle istituzioni scolastiche, soprattutto da parte della comunità educante in generale. Quindi io troverei molto più utile affrontare seriamente questo argomento per dare degli strumenti alle famiglie e agli stessi minori per appunto per dotare di armi non spuntate le probabili vittime e le famiglie. E quindi devono cadere dei tabù da questo punto di vista. Ripeto, se ne parla, non è vero che non se ne parla, ma è una voragine che si richiude su se stessa, perché è difficile contemplare effettivamente l'essenza della pedofilia. L'ultima cosa sul Sud America, la collaborazione con le polizie sudamericane? Sì, ma allora la collaborazione sì col Brasile per quanto concerne, allora, per quanto concerne il turismo sessuale non è propriamente una branca per l'investigazione online, raramente lo è. In effetti il turista sessuale che va nel paese, abusa, ma può essere anche in Italia stessa, va dove c'è disponibilità di minori da abusare, in poche parole, torna con materiale, quello è oggetto di investigazione dovunque sia, no? Quindi non c'è bisogno sempre della collaborazione della polizia locale. Col Brasile noi avevamo una buona collaborazione, anche con, ecco, la cosa importante, CEPOL, no?
praticamente il luogo della formazione delle polizie. In questi luoghi ci si incontra Interpol, Europol, cioè ogni anno ci sono gli expert meeting dove si incontrano le polizie, i rappresentanti delle polizie di tutto il mondo, ci si scambia le best practice, quindi ci si racconta, no, le novità, le investigazioni d'avanguardia, le nuove tecniche, anche le nuove tecnologie al servizio dell'investigazione. Quindi questo è molto utile per far avanzare il fronte, per far anche armonizzare non solo le legislazioni, ma anche gli interventi investigativi. Quindi le investigazioni, poi qualsiasi investigazione internazionale manda poi, consente di mandare pacchetti che verranno sviluppati in tutti i paesi del mondo, quindi il pacchetto viene sviluppato, viene mandato magari alla polizia del Sud America e c'è la cosa buona che Europol o Interpol dà il supporto anche a polizie che sono meno skillate, tra virgolette, in questi campi, quindi le aiuta a sviluppare i casi. Quindi c'è una fortissima collaborazione da questo punto di vista, che è anche, insomma, un movimento professionale umano molto bello. E lascio la parola a Paola per le conclusioni, visto che sta... No, veramente era stato detto a Lorenzo, quindi... Lorenzo, scusa, no? Cioè, intanto in chat c'è stato il saluto del Vescovo Valvieri, che la ringrazia molto, ma è dovuto uscire perché c'era un impegno, ma l'ha salutata e l'ha ringraziata. E io Lorenzo, ringrazio lui. Lorenzo non lo vedo, quindi Paola, concludiamo noi adesso, così salutiamo tutti. L'appuntamento, il prossimo appuntamento, ringraziando... Sta parlando Lorenzo, io intanto approfitto per ringraziare la dottoressa, che è stata chiarissima e veramente esaustiva nel suo intervento. Passo grazie la parola a Lorenzo. Forse, no, forse a Lorenzo devo abilitarlo io. Ah, scusa, devi abilitarlo. Ecco, poverino, non riuscivo a parlare. Sì, ecco, eccolo. Buonasera. Sì, devo essere riabilitato. Allora, grazie mille dottoressa D'Amato, vedo anche che dalla chat insomma ci sono molti ringraziamenti personali di qualcuno che è uscito prima e anche di tutti quanti, quindi veramente grazie per la competenza e anche per il grande lavoro che è stato fatto e che si sta facendo e che si deve pure fare. C'erano altre domande, ma ecco, purtroppo il tempo è quello che è, quindi insomma grazie. Vi preannuncio soltanto l'incontro il prossimo incontro, che è lunedì 15 marzo alle 6, sempre alle 6 di pomeriggio, appunto, l'incontro sarà con Francesca De Masi, che è un'operatrice di un ente antitratta, che appunto lavora all'interno di un progetto della Regione Lazio in accordo col Dipartimento delle Pari Opportunità, e che appunto dove cerchiamo di entrare maggiormente, in questo caso ritornando al tema delle vittime di tratta, sul profilo delle vittime di tratta, quale potrebbe essere una corretta progettualità individuale e soprattutto il percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento. La dottoressa De Masi lavora all'interno come operatrice chiamata anche dalla Commissione per il riconoscimento dello status della protezione internazionale, alla quale spesso le ragazze fanno domanda per ottenere un tipo di protezione o comunque in genere all'interno del percorso di fuoriuscita dall'articolo 18, l'articolo 18 sulla tratta. Quindi insomma è interessante che entriamo ancora un po' di più e approfondiamo questo aspetto, diciamo. Quindi ecco, l'appuntamento è per lunedì 15 alle 18, sempre verrà inviato il link a tutti quanti. Grazie ancora e buona serata.